Climbing for Climate 2022, parliamo di cambiamento climatico, sì, ma in vetta, e ci mancherebbe pure che non fosse così. Per coerenza con il tema e per correttezza scientifica, sabato 17 settembre studiosi, specialisti e appassionati si troveranno dunque al Passo Paradiso per salire alla conca del Presena e verificare dal vivo la sofferenza del ghiacciaio dell'Adamello. L'iniziativa, che dà corpo alla quarta edizione di Climbing for Climate, organizzata dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, dal CAI, dal Polo Unimont dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il Consorzio Ponte di Legno Tonale, approda dunque in alta quota. Ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema degli effetti del cambiamento climatico in atto. Durante la mattinata interverranno esperti, professori e ricercatori, tra i quali Lino Zani, un famoso alpinista, un famoso glaciologo Claudio Smiraglia ed anche un atleta professionista Davide Magnini. I quali affronteranno il tema degli effetti del cambiamento climatico sulle nostre montagne. Seguirà poi un momento di confronto nel quale anche i partecipanti potranno intervenire. Esaurita la parte accademica, i partecipanti all'iniziativa saliranno al Passo Presena a quota metri 3000, dove la sofferenza del ghiacciaio dell'Adamello è più evidente. I partecipanti potranno osservare in prima persona gli effetti che questa terribile crisi climatica ha sul ghiacciaio Presena. La manifestazione è aperta a tutti con un invito speciale a coloro che hanno a cuore la montagna per essere presenti, saperne di più, contribuire a costruire un dibattito aperto e partecipato, ma concreto. Pensiamo che sia una tematica davvero importante e che deve essere riconosciuta e conosciuta da tutti. Per partecipare è necessario iscriversi. È possibile farlo sia tramite il nostro sito web unimontagna.it che tramite i nostri canali social. Nell'occasione, il Consorzio Ponte di Legno Tonale lancerà la call per il premio rivolto agli studenti del Polo Unimont dell'Università degli Studi di Milano, che svolgeranno tirocini ed elaborati finali relativi al tema degli effetti del cambiamento climatico sull'ambiente e sull'economia turistica in montagna.